I reperti ceramici rappresentano una fonte importantissima per gli archeologi. La ceramica, infatti, è prima di tutto un materiale estremamente resistente e questo significa che in fase di scavo ne viene spesso ritrovata una grande quantità. E in secondo luogo, è un materiale soggetto alle mode e questo implica che a diversi archi cronologici corrispondano diversi stili, forme e decorazioni. La ceramica, proprio per queste sue caratteristiche, è ciò che viene definito fossile guida, ovvero un tipo di reperto che permette di datare con sufficiente sicurezza lo strato archeologico nel quale viene ritrovato. Le ricerche archeologiche condotte al Castello di Formigine dall'Università Ca' Foscari di Venezia hanno portato alla luce numerosi reperti ceramici, appartenenti a un arco cronologico che va dal tardo Medioevo alla prima età signorile, in gran parte esposti all'interno del museo. Con il termine ceramica da fuoco intendiamo tutti quei manufatti che si utilizzavano per la cottura degli alimenti e che erano caratterizzati da un impasto definito grezzo. Per la loro realizzazione si arricchiva infatti l'argilla con sabbia e pietre sminuzzate per rendere il prodotto finale più resistente al calore. Le forme rinvenute a Formigine sono principalmente tre: le pentole a occhiello, il catino coperchio e le olle. La pentola a occhiello è una forma comune negli ambiti tardo-medievali emiliani, dove aveva fatto la sua comparsa già nell'alto medioevo. Gli occhielli, piccoli forellini rialzati presenti sui lati opposti dell'orlo, permettevano di appendere la pentola sopra il fuoco. Gli esemplari rinvenuti a Formigine presentano decorazioni a stecco nei motivi di onde e linee parallele. Il catino coperchio è un contenitore a campana che svolgeva la funzione di forno portatile per la cottura del pane. Usato capovolto sul focolare e ricoperto dalle braci, aveva un foro di sfiato sulla sommità per lasciare libero sfogo al vapore che si creava all'interno. Le olle, comuni a partire dal XIII-XIV secolo, erano recipienti che si utilizzavano per riscaldare gli alimenti accostandoli al fuoco. Per tutto il XIV secolo, le ceramiche da tavola, dette da mensa, erano soprattutto recipienti smaltati, accostati a contenitori in legno e metallo. La forma più diffusa era sicuramente il boccale trilobato, dipinto nei colori verde e manganese. Le decorazioni più comuni prevedevano volatili, stemmi, forme geometriche ed elementi vegetali. Dalla fine del XIV secolo, in concomitanza con l'impianto della fortezza signorile, fa la sua comparsa la ceramica ingobbiata. L'ingobbio è un'argilla molto diluita, quasi liquida, che si utilizzava per dare all'oggetto un aspetto uniforme o come base neutra per le successive decorazioni a smalto. L'epoca signorile corrisponde anche all'utilizzo del fossato interno come butto, ovvero una sorta di discarica. I numerosi reperti ceramici provenienti dallo scavo di quest'area hanno permesso di appurare come alla presenza signorile sia corrisposta una maggiore differenziazione nelle forme e nelle tipologie ceramiche utilizzate. Fra le produzioni ceramiche attestate a Formigine ricordiamo le ingobbiate monocrome e le ceramiche policrome, ingobbiate e graffite. La realizzazione di queste ultime prevedeva varie fasi di lavorazione e di cottura. Una volta che il recipiente era stato modellato al tornio, veniva applicato in superficie uno strato di ingobbio, si procedeva alla graffitura e alla colorazione con gli smalti, cui faceva seguito l'apposizione di un ulteriore rivestimento a base di piombo, la vetrina, che avrebbe garantito al prodotto finale una maggiore impermeabilità. Fra il 4 e il 500 fa la sua comparsa il corredo ceramico individuale, che riflette una nuova attitudine culturale e una maggiore ricercatezza rispetto all'arte dello stare a tavola. È questo il periodo che vede la fioritura dei manuali relativi al galateo, all'apparecchiatura delle tavole e all'allestimento dei banchetti. A questo proposito, ricordiamo due reperti provenienti dallo scavo del fossato e visibili nelle sale del museo, due piatti in ceramica policroma graffita raffiguranti lo stemma araldico della famiglia Pio.